Allora, coach, si chiude con una vittoria 3-0, l'imbattibilità casalinga. La squadra oggi, pure nonostante il risultato magari non fosse decisivo, si è impegnata anche grazie anche al contributo di chi ha giocato di meno durante la stagione. Sì, diciamo che è stata una partita dove c'era l'occasione comunque di far ruotare un po' la squadra. Abbiamo giocato comunque 48 ore fa, meno di 48 ore fa, una partita in 5-7, quindi diciamo, ho voluto dare un po' di respiro e qualche minuto in più nelle gambe, un po' più di riposo a quelli che comunque hanno giocato di più giovedì scorso. Partite così hanno i loro pericoli perché magari comunque i valori tecnici sono oggettivamente differenti e quindi si rischia di adattarsi un po' allentare un po' la tensione e quindi di commettere qualche errore di troppo e far diventare una partita che magari poteva essere meno, diciamo, complicata su certi tratti, farla diventare comunque una partita complicata dove comunque il terzo set abbiamo rischiato di perderlo. Però comunque i ragazzi sono stati bravi perché comunque ho cambiato un po' gli equilibri in campo, quindi ho girato un po' la squadra sulle bande, sull'opposto, quindi non era semplice, comunque ci sono delle dinamiche anche di squadra che si stabilizzano, che vanno a cambiare, anche magari ai meno attenti potrebbe sembrare di no, ma in realtà cambiano, quindi comunque abbiamo portato a casa la vittoria e siamo contenti. Adesso testa abbiamo già comunque un po' la testa, iniziamo già ad annusare un po' la seconda fase, quindi ci prepareremo al meglio per quella. Grazie.